Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, per quanto riguarda il montaggio di tutto quanto il motore, non so se uscirà un video perché alla fine mi sono perso con qualche lavorazione qua e là e ho preferito fare i lavori fatti meglio e non starla a registrare. Comunque su YouTube ce ne sono centinaia di video per quanto riguarda la chiusura del blocco e insomma si trovano. Quest'oggi voglio portare la prima accensione. Ufficialmente non è la prima accensione che faccio, ma è la seconda. Infatti l'ho acceso questa mattina per fargli il primo ciclo termico e insomma è andato tutto bene. L'unica cosa, non avevo stretto bene la vite del collettore e a una certa aspirava aria, però insomma a parte quello tutto regolare. Come si accende un motore su un cavalletto? Allora vabbè, sicuramente deve essere collegato statore e tutto quello che ci va dietro. A noi in questo caso, essendo 50 specie che esce con tre fili, basterà semplicemente fare un ponte e tirare fuori la corrente che esce dal filo rosso, mandarla diretta alla bobina. In questo modo farà scintilla e più l'abbiamo fatto. Non serve fare nient'altro, per spegnerlo basta semplicemente staccare la candela. Comunque andiamo a attaccare la nostra candela. Io in questo caso potrei anche fare così e sentite che il motore parte, però preferisco non accenderlo dentro. Adesso lo porto fuori, gli mettiamo su la sua flebo e lo accendiamo fuori. Possiamo andare a agganciare l'ingresso della miscela e mettiamo la nostra flebo messa in questo modo. Adesso la miscela andrà giù per caduta, comunque c'è uno sfiato dell'aria per aiutare l'uscita della miscela. Ed eccoci qua, possiamo partire. Vi ho davanti adesso, scusate un po' l'abbigliamento così, ma fa freddo e sono vestito da officina in questo momento. Basterà semplicemente dargli un colpo giusto, magari tiriamo anche l'aria. Miscela, logicamente, essendo grassa, farà fumo. Vediamo che il minimo lo tiene. Logicamente adesso è proprio grasso di miscela, per quello fa tutto questo fumo. Come detto prima, è già stato acceso, questo è il secondo ciclo termico che sto facendo. Comunque il motore in questo momento gira a vuoto, quindi non ha grossi sforzi. Una volta che è caldo io gli do qualche sgasata. Ognuno ha il suo modo di pensarla e la vede in modo diverso. In ogni caso il rodaggio vero e proprio andrà fatto sicuramente sulla Vespa. È là che conta. Comunque i cicli termici male non gli fanno. Dopo un'accelerata gli do un secondo colpo in modo che dentro il cilindro possa entrare un po' di benzina e olio di conseguenza e possa lubrificare bene il cilindro. Dire, eccoci qua, il motore è finalmente finito. Comunque adesso ci sarà da fare tutto il lavoro sulla Vespa. Andranno cambiate le guaine e valuterò se mettere il gas rapido. Per il momento aspettare magari quest'estate metterlo con più calma. Però io penso insomma che se sabato prossimo riesco ad andarmi a procurare i pezzi, non ci voglia ancora tantissimo per finirla. Poi comunque ci sarà tutto il rodaggio da fare, però quello sarà una cosa futuro. Sono contento di come gira, ad occhio mi sembra, anzi ad orecchio mi sembra che giri abbastanza bene. Comunque finché non si prova sulla Vespa non si può dire niente. Mi spaventa un po' la quantità di miscela che tira dentro, però sono curioso di vederlo su strada, ripeto. Questo comunque è un video che ci tenevo a portare, penso che sia anche interessante sotto certi punti di vista. Adesso io lascerò di nuovo il motore qua per tutta la notte, pulendo bene sotto in modo da vedere se ci sono perdite, perché una volta che è su non voglio più toccarlo. E niente, manca solo montarlo su come detto prima. Sono curioso di sentire anche com'è cambiata, perché alla fine ho messo la crociera rinforzata, ho messo la frizione a quattro dischi con la molla rinforzata, ho fatto revisionare cambio, sì, insomma dovrebbe proprio cambiare la Vespa e ho allungato anche i rapporti, per quello sono curioso di provarla. E niente ragazzi, io vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale, a lasciare un commento se avete domande o consigli da darmi. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, che forse sarà il primo test su strada oppure il video del rimontaggio. Adesso comunque vedrò con calma come procedere. E niente, ciao a tutti.